17 soggetti insieme per questa rete che ha obiettivi ambiziosi. Obiettivi ambiziosissimi direi, perché è la prima volta che 17 protagonisti si mettono insieme per suggellare un accordo storico che vede una iniziativa, credo, encomiabile da tutti i punti di vista, un archivio fotografico storico della provincia di Salerno. Tra l'altro con il MIBACT, con personaggi e con storie personali, universitarie, centri di ricerche, e soprattutto grazie all'impegno delle sovrintendenze, degli archivi storici, ma anche del MUDIF, che per primi hanno intuito e hanno visto lontano, perché una ricerca una ricerca così importante è unica. Possiamo avere un archivio storico, fotografico d'epoca ma contemporaneo, che mette a nudo come eravamo e come siamo diventati. Per cui la foto è, come dire, è un'istantanea che ci dice quali problemi abbiamo trascurati e quali problemi invece abbiamo risolto. Stamane qui in provincia di Salerno, a Sala Torre, sottoscriviamo il protocollo d'intesa per la costituzione di una rete regionale delle fototeche, degli archivi e delle collezioni fotografiche. La nostra associazione, che ha promosso questa iniziativa, è capofila, ma in parte più che capofila, diciamo, coordina questa rete di archivi e di raccolte fotografiche, sollecitata dal Ministero dei Beni Culturali nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per la Fotografia, e che intende per l'appunto mettere insieme le risorse professionali, culturali e le competenze degli archivi unitamente ai materiali degli archivi stessi, perché possano essere fruiti al meglio. Ma diventa anche questa un'iniziativa orientata a catalogare, orientata anche ad archiviare i materiali fotografici, ma e soprattutto a renderli fruibili sul piano nazionale, aderendo a quello che è il censimento nazionale della fotografia. Insomma, questo è un primo passaggio, è l'inizio di una sfida, ma anche di una interessante avventura di carattere culturale, rispetto alla quale noi da più tempo ci spendiamo sia come volontari che come operatori del settore. Ci auguriamo che, insomma, da qui a breve tempo ci possano essere iniziative che valorizzino diciamo i materiali depositati presso questi archivi e queste raccolte, che devo dire, per noi che abbiamo avuto il piacere di conoscerle in anticipo, è veramente del materiale di particolare pregio, particolarmente prezioso anche rispetto alla storia sociale e culturale degli ultimi 50-60 anni della nostra regione. L'obiettivo principale è quello di non disperdere la nostra memoria storica, è quello di conservare essenzialmente le fotografie, con tutte poi le attività collaterali, tra cui la digitalizzazione e la fruibilità dei materiali.